Allora, noi inizieremo. Buonasera a tutti, grazie per essere qui numerosi. Io sono Alberto Spagnoletti per il Movimento Rete e questa è una serata del ciclo Dall'Aula alla Piazza, quindi ciclo di serate che facciamo per tentare insomma di informare per quanto sia possibile per noi la popolazione e per avere anche un dibattito attivo con essa. Questa in particolare è la seconda serata in cui non siamo soli, ma siamo con i nostri alleati, con Domani Motus Liberi, che è qui con noi appunto oggi e parlerà insieme a noi delle tematiche, e il nostro appunto alleato di coalizione, la coalizione Domani Movimento. È molto importante rimarcare che noi saremo l'unica coalizione a concorrere alle prossime elezioni. Abbiamo visto dai dati ufficiali, insomma dalla presentazione ufficiale delle liste di settimana scorsa, che appunto noi saremo l'unica coalizione, e questa è una scelta da rimarcare perché abbiamo preferito appunto portare avanti come sempre un percorso di serietà e coerenza piuttosto che fare questi mucchioni un po' da bidone dell'umido che invece hanno deciso gli altri compagini, insomma. E è importante rimarcare questo perché nonostante comunque una soglia del Parlamento al 5% alta e nonostante sicuramente questa sarà una campagna elettorale molto dura e difficile per tutti perché i toni sono già molto alti, anche se noi non li stiamo alzando e non stiamo neanche rispondendo a provocazioni che ci arrivano quotidianamente perché preferiamo appunto fare il nostro lavoro, studiare, cercare di risolvere concretamente i problemi piuttosto che creare o commentare inutili polemiche, ma è molto importante rimarcare il fatto che appunto noi abbiamo preso questo percorso di coalizione in tempi non sospetti. Questo governo sarebbe dovuto cadere ben prima, non sono stato in grado di fare neanche questo per tempo, quindi vabbè, comunque noi siamo nati appunto prima e abbiamo deciso di portare avanti questo percorso perché appunto siamo nati insieme a Motus dopo una serie di incontri in cui i due soggetti, noi e loro, ci siamo valutati, ci siamo soppesati e abbiamo capito che nonostante delle differenze che potessero esistere, noi potevamo appunto coesistere come un soggetto di coalizione, come un soggetto alleato. Questo perché le differenze in un momento storico come questo, in cui magari si è poveri spesso di ideologia, ma c'è tante cose da fare, tante situazioni di emergenza da risolvere, forse le differenze, sia affrontate con onestà intellettuale e trasparenza, come per ora stiamo facendo, possono essere un valore aggiunto e portare qualcosa di più, forse al paese, rispetto che avere una visione miope e unica. E proprio a proposito di situazioni di emergenza e di tematiche, la tematica di cui andremo a parlare oggi è quella di ambiente e territorio. L'ambiente e il territorio sono un tema che da sempre è molto caro al Movimento Rete, è inserito nel nostro nome, insomma, alle finale sta per ecosostenibilità, e argomento sul quale abbiamo trovato piena e totale condivisione con Motus Liberi, perché appunto tutti riteniamo che il territorio sia un valore assoluto del nostro paese. Sappiamo tutti vivere in un paese molto bello e molto ricco da un punto di vista territoriale e ambientale, ha solo la flora e la fauna presente a San Marino, in uno stato così piccolo c'è una varietà notevole che va preservata. Inoltre la valorizzazione e la preservazione del territorio devono essere portate avanti non solo per mantenere la bellezza che già c'è, ma anche perché potrebbero fungere veramente da volano per l'economia, perché non è mai stato fatto un'opera strategica che miri a tutelare veramente, a rendere il San Marino inteso come territorio, il San Marino inteso come bellezza naturale, anche a renderlo un suo punto cardine, proprio un punto su cui basare anche l'economia sammarinese, basare il suo turismo. Anzi, abbiamo assistito a tutto il contrario, abbiamo assistito a 30 anni di speculazione edilizia che per fortuna non sono riusciti a cementificare tutto il territorio, ma l'hanno fatto in buona parte, lasciando comunque una molteplicità di immobili sfitti, vuoti, fatiscenti, che non sottostanno, non rispettano nessun tipo di normativa ambientale, ecologica, di struttura, antisismica, eccetera. Abbiamo assistito recentemente anche al grande tentativo della sanatoria di Michelotti, che ha dato il colpo di grazia all'edilizia, che era già un settore molto in difficoltà. Abbiamo assistito sempre recentemente al testo unico sull'edilizia, che è riuscito veramente a complicare una materia già notevolmente complessa, immobilizzando ulteriormente il mercato edile e le compravendite immobiliari, non permettendo ai cittadini che magari volevano semplicemente compiere opere di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione semplice, non permettendogli di farlo in maniera agevole perché le stesse persone che hanno scritto la legge a quanto pare non riescono a interpretarla bene, non capisco, però adesso approfondiremo anche questa tematica insomma in futuro. Comunque gli
gli elementi sono tanti di cui parlare, per cui ora non voglio tediarvi ulteriormente io. Passo la parola a Elia Moroni, che è di Motos Liberi, che appunto approfondirà alcune tematiche.